Salve a tutti, sono Alla Quarta e vi do il benvenuto a questa seconda parte della mia panoramica sui giochi inclusi nel PC Engine o TurboGrafx Mini. La volta scorsa abbiamo parlato un po' della storia e delle caratteristiche generali del TurboGrafx e abbiamo esplorato la lineup di titoli americani inseriti da Konami nella sua nuova versione Mini. Oggi invece è il momento di dare un'occhiata all'altra metà della libreria della console. Dopo la sigla, ci immergeremo nel mondo dei giochi del PC Engine Mini provenienti dalla Terra del Sol Levante. Il primo titolo della nostra lista è Akumajo Dracula X, Kino Rondo, sicuramente più noto in Occidente con il nome di Castlevania Rondo of Blood. Questo gioco, pubblicato da Konami nel 1993 sul PC Engine CD, rappresenta uno dei più impressionanti capitoli della popolare saga di Castlevania, e nonostante non sia stato rilasciato al di fuori del Giappone se non nel 2007, è anche uno dei più amati. A dispetto delle similitudini, non va confuso con Castlevania Dracula X, che uscì per Super Nintendo nel 1995 ed è conosciuto in Europa come Castlevania Vampire's Kiss. Alla base, Castlevania Rondo of Blood ripropone la formula dei suoi predecessori, ma sfruttando le capacità del PC Engine CD, introduce tutta una serie di migliorie degne di nota. Innanzitutto, il titolo presenta un comparto grafico ricco e dettagliato, di altissima qualità sia nelle sezioni giocate che nelle sequenze animate. Ancor più impressionante è la caratura degli arrangiamenti musicali, che sfruttano pienamente le capacità del CD come formato di supporto, alzando a nuovi livelli l'epicità e la cupezza delle atmosfere di Castlevania. Per quanto riguarda le migliorie apportate al gameplay, Rondo of Blood offre la possibilità di salvare il gioco sulla memoria della console ed una buona rigiocabilità. Quest'ultima è garantita dalla possibilità di sbloccare un secondo personaggio giocabile, ossia la piccola Maria Renard, e soprattutto dalla struttura non lineare di alcuni stage. In essi, se Richter Belmont cadrà da alcune piattaforme non morirà, bensì accederà ad un percorso alternativo, che lo condurrà sempre al medesimo boss, ma in alcuni casi andrà ad aumentare la percentuale di completamento del gioco. Nonostante il Rondo of Blood originale non sia mai uscito dal Giappone, nel 2007 ne fu pubblicato un remake per PSP chiamato Castlevania The Dracula X Chronicles, in cui è possibile sbloccare anche la versione originale e Symphony of the Night. Inoltre, nonostante la versione nipponica sia comunque giocabilissima a prescindere dalla barriera linguistica, nel 2012 un gruppo di fan ha creato una patch che, oltre a tradurre i testi, sostituisce i dialoghi giapponesi del gioco originale con quelli in inglese del remake. Tale dedizione rappresenta una tra le più importanti testimonianze della qualità e della fama di Castlevania Rondo of Blood, la cui inclusione nella libreria del TurboGrafx Mini era pertanto assolutamente scontata e imprescindibile. A seguire abbiamo Aldines, shoot'em up a scorrimento orizzontale sviluppato dal team Produce e pubblicato da Hudsonsoft nel 1991. Si tratta di uno dei 5 titoli al tempo disponibili esclusivamente su Super Graphics. In questo shoot'em up, il giocatore prenderà il controllo di un veicolo chiamato per l'appunto Aldines e si troverà di fronte alla necessità di cercare continuamente il giusto equilibrio tra l'attacco, che avviene premendo ripetutamente il tasto 2, ed il richiamo di uno scudo frontale, che si attiva tenendolo premuto. Sia da un punto di vista tecnico che da quello della giocabilità, Aldines presenta una discreta realizzazione.
Pur non potendo contare sulla ricchezza qualitativa offerta dal supporto dei CD, la colonna sonora risulta adrenalinica e coinvolgente. Il comparto grafico, seppur gradevole, fallisce nell'intento di sfruttare pienamente le potenzialità del Super Graphics e, ad eccezione dell'impressionante gestione dello sfondo nello Stage 3, pare non offrire nulla che non fosse già alla portata del normale Turbo Graphics. Per quanto riguarda la giocabilità, infine, come era comune a molti shoot'em up dell'epoca, anche Aldines presenta un elevato grado di difficoltà, che può renderlo frustrante per i novizi del genere come me. Fortunatamente, almeno il giocatore può contare sulla presenza di continui illimitati. In definitiva, dunque, per Aldines ritroviamo una situazione analoga a quella vista la volta scorsa con Psychosis, ossia si tratta di un buon gioco che però finisce per rimanere oscurato in una console ricca di superbi shoot'em up come il PC Engine. Appare Gateball, che a quanto pare dovrebbe significare fantastico, Gateball. È un titolo sportivo creato da Weston e rilasciato in Giappone da Hudsonsoft nel 1988. Questo gioco, come dice il nome stesso, si incentra sul Gateball, sport di nicchia simile al croquet. In sostanza, in ogni partita due squadre si sfidano a colpire delle bocce con un martello per farle passare in ordine attraverso una serie di coppie di paletti. Una volta superati tutti i paletti, ciascun giocatore deve far entrare la propria boccia in un'apposita buca, e la partita finisce quando tutti i giocatori di una delle due squadre hanno terminato il percorso, oppure quando è già trascorsa mezz'ora. Giocando ad Appare Gateball, purtroppo risulta evidente che tale sport non fosse il più adeguato per una trasposizione videoludica, visti i ritmi estremamente lenti e la lunga durata di ogni partita. A ciò vanno aggiunte la difficoltà di navigare tra menu in giapponese ed una realizzazione tecnica carente, anche considerando che si tratta di uno dei primi giochi usciti per il PC Engine. Quindi si può assolutamente affermare che Appare Gateball rappresenti uno dei titoli che era meno opportuno includere nella libreria del TurboGrafx Mini. Fortunatamente possiamo toglierci subito l'amaro in bocca con Bomberman 94, immediato sequel di Bomberman 93 sviluppato e pubblicato in Giappone da Hudsonsoft nel dicembre del 1993. Maledetti bugiardi! Per il mercato occidentale ne uscì una versione per il Mega Drive chiamata Mega Bomberman, che però fu programmata da Weston e manca di alcune opzioni ed effetti grafici. Tornando al PC Engine, Bomberman 94, pur presentando una struttura estremamente simile a quella del predecessore, non è privo di novità. Innanzitutto, in questo sequel, l'obiettivo di ciascuno stage non sarà più quello di eliminare tutti i nemici. Sarà sufficiente distruggere i cristalli verdi sulla mappa e recarsi all'uscita. Sul fronte dei potenziamenti, stavolta è possibile cavalcare un piccolo dinosauro che ci permetterà di subire un colpo extra senza morire. Ed i power-up non verranno più perduti ad ogni morte, bensì dureranno fino all'utilizzo di un continuo. Il giocatore ha la possibilità di rivisitare i vecchi stage, utile per potenziarsi in vista delle battaglie con i boss. I salvataggi sulla memoria della console non sono più disponibili, ma ciò non costituisce un grosso problema, dato che i continui sono illimitati ed il sistema di password rimane comunque molto comodo. E più in generale, Bomberman 94 rispetto al predecessore propone una maggiore varietà, grazie ad una più elevata complessità nella struttura dei livelli e al coraggioso impiego di effetti grafici impressionanti per l'epoca. In definitiva, nonostante la presenza del suo predecessore, questo titolo risulta tanto creativo e divertente da riuscire comunque nell'ardua impresa di non apparire ridondante nella libreria del PC Engine Mini. Passiamo a Bomberman Panic Bomber, creato e rilasciato da Hudsonsoft nel 1994 per il PC Engine Super CD-ROM-ROM ed in seguito approdato su numerose altre piattaforme.
Si tratta di uno spin-off della serie Bomberman, che vedrà il nostro robot bombarolo intento a sfidare i nemici in un classico puzzle game dove bisogna allineare tre figure dello stesso colore. Panic Bomber mette a disposizione del giocatore una quantità illimitata di continue e la possibilità di scegliere fra tre gradi di difficoltà. Tuttavia non è presente alcuna forma di salvataggio dei progressi. Nonostante la simpatia della veste grafica e delle tracce musicali, Panic Bomber sfortunatamente manca della personalità che contraddistingue i titoli canonici di Bomberman, finendo per risultare solo l'ennesimo clone della serie Puyo Puyo. La sua inclusione nel catalogo dei giochi del TurboGrafx Mini ha comunque senso, poiché aggiunge un tocco di varietà all'offerta della console e non può essere assolutamente considerato un gioco di scarsa qualità. Il prossimo titolo della nostra lista è Chōaniki, ossia Super Fratellone, sviluppato da Masaya e pubblicato in Giappone da NCS per il Super CD-ROM ROM nel Natale del 1992. Si tratta di uno shoot'em up a scorrimento orizzontale, da non confondere con il suo seguito, chiamato Ai Chōaniki. Anche perché la demenzialità dell'umorismo di questo primo capitolo è niente in confronto a quella del secondo. In Chōaniki, all'inizio dell'avventura e ad ogni continuo, viene chiesto al giocatore di scegliere tra due personaggi. Al loro comando, il giocatore dovrà contrastare l'invasione del malvagio imperatore Bobil, che ha deciso di trasformare i sistemi stellari sotto il suo controllo in centri di produzione di proteine per bodybuilder. I due protagonisti si controllano in maniera piuttosto simile, ma differiscono notevolmente per i loro attacchi speciali, da impiegare rilasciando il tasto 2 dopo averlo tenuto premuto per qualche secondo. Idaten, il protagonista maschile, emette un potente raggio diretto, mentre Benten, la ragazza, spara un colpo più debole ma diffuso. Questi attacchi speciali risultano praticamente essenziali per proseguire nel gioco, perché nonostante la presenza di continui illimitati, si tratta di un titolo piuttosto impegnativo a qualunque difficoltà. A dispetto di una realizzazione grafica e di una giocabilità solo discrete, Chōaniki spicca per la sua unica colonna sonora, epica e divertente al tempo stesso, e la sua esuberante personalità, che ha permesso alla serie di andare avanti per oltre 15 anni. Per chi acquisterà un TurboGrafx Mini, varrà sicuramente la pena dare un'occhiata a questo titolo per farsi qualche risata. Sexy Dynamite. A seguire abbiamo Dai Makaimura, versione giapponese del famosissimo classico di casa Capcom chiamato Ghouls and Ghosts. Il port presente sul PC Engine Mini, analogamente a quanto abbiamo visto per Aldines, rappresentava uno dei 5 titoli che potevano essere giocati esclusivamente sul Super Graphics. Su licenza di Capcom, fu sviluppato da Alpha System e distribuito da NEC nel 1990, a 5 anni di distanza dall'originale per cabinato. Rispetto al ben più conosciuto port per il Sega Mega Drive, questa versione per Super Graphics presenta una maggiore fedeltà all'originale ed un comparto grafico più definito e dettagliato. Tuttavia, i colori risultano più scialbi ed il gioco in sé molto più difficile, soprattutto per via del numero limitato di continue, della presenza di un solo checkpoint per livello contro i due del Mega Drive e della struttura stessa degli stage. Come nelle altre versioni di Ghouls and Ghosts, l'esperienza di gioco all'inizio può risultare parecchio frustrante, perché i nemici sono tantissimi e spesso la loro comparsa è difficile da prevedere. Ed inoltre, quasi tutte le armi che non siano giavellotto e coltello si rivelano poco efficaci o maneggevoli. Tuttavia, con l'apprendimento dei pattern di nemici e ostacoli e con l'aiuto del codice per aumentare i crediti fino a 10, questo titolo inizia a mostrare i pregi che lo hanno reso un intramontabile classico. In definitiva, dunque, anche se la versione per Mega Drive resta probabilmente la più godibile, Dai Makaimura rappresenta un'ottima scelta per l'inclusione nel TurboGrafx Mini, e se deciderete di avere un po' di pazienza con lui, Sir Arthur non vi deluderà.
Dragon Spirit è uno shoot'em up a scorrimento verticale percabinato da sala giochi, sviluppato da Namco nel 1987 e approdato negli anni successivi su numerosi computer e console dell'epoca. La versione di cui parliamo oggi fu distribuita da NEC sul normale TurboGrafx e risale al 1989. Come Splatterhouse, anche Dragon Spirit fa parte dei 7 titoli entrati per ultimi a far parte della libreria del PC Engine Mini. Questo shoot'em up metterà il giocatore nei panni di un drago, capace di attaccare sia i nemici aerei con il tasto 2 che quelli terrestri premendo il tasto 1. Durante la sua avventura, la nostra creatura potrà acquisire una serie di potenziamenti attraverso la raccolta di uova e l'uccisione di nemici luccicanti e avrà a disposizione 3 punti vita. Farsi strada lungo ciascuno stage non sarà affatto facile, dato che il nostro drago presenta una stazza che lo rende un facile bersaglio per i colpi nemici. Inoltre, non vi sono oggetti in grado di ripristinare la sua salute, ed ogni colpo subito provoca un declassamento dei suoi potenziamenti. Di norma, il giocatore non può nemmeno contare sul supporto di continuo, tuttavia è presente un codice per acquisire 100 crediti. Al di là di una discreta giocabilità, Dragon Spirit offre una colonna sonora di buona fattura ed un comparto grafico che, pur palesando i normali limiti di un gioco uscito presto nella vita della console, dà sfoggio di una grande varietà e intensità di colori. Ad ogni modo, pur non rientrando magari nell'Olimpo di capolavori del TurboGrafx, Dragon Spirit rappresenta un buon gioco ed una gradevole aggiunta al parco di titoli della sua versione mini. Proseguiamo con Fantasy Zone, celebre shoot'em up a scorrimento laterale targato Sega, che rientra nel sottogenere dei shoot'em up. La versione per PC Engine, creata dallo studio Beats Laboratory e prodotta da NEC, fece la sua comparsa nel 1988, ossia a 2 anni di distanza dall'originale per cabinato. Al comando dell'adorabile navetta spaziale Opa Opa, in ciascuno stage dovremo distruggere una serie di basi aliene e affrontare un boss. A differenza della maggior parte degli shoot'em up, lo scorrimento dei livelli, anziché essere unidirezionale, può essere orientato sia verso destra che verso sinistra. Nel corso delle sue missioni, Opa Opa potrà raccogliere monete dagli alieni sconfitti e spenderle in appositi negozi per acquistare potenziamenti. Questi ultimi saranno disponibili in quantità o tempi limitati, ma risulteranno comunque fondamentali per proseguire, poiché il livello di difficoltà di Fantasy Zone è molto più elevato di quanto il sospetto suggerirebbe, anche utilizzando la funzionalità turbo del controller per sparare più rapidamente. Per fortuna, si tratta anche di uno di quei giochi in cui la pratica permette di fare enormi progressi e attenuare sempre di più la frustrazione iniziale. Dal punto di vista tecnico, quella per TurboGrafx rappresenta sicuramente una delle migliori conversioni di Fantasy Zone per console casalinghe. Ad eccezione delle compilation contenenti la versione arcade e dei remake, si tratta infatti dell'unica ad offrire contemporaneamente elementi come la minimap delle basi nemiche rimaste, il puntino colorato che indica il loro stato di salute e battaglie con i boss dotate di un vero e proprio sfondo. Gli unici difetti sono rappresentati dalla qualità delle musiche, assolutamente al di sotto degli standard della libreria del PC Engine, e dalla discrepanza tra i movimenti di Opa Opa e lo scorrimento dello schermo, che comunque affligge tutte le versioni del gioco, inclusa l'originale per cabinato. In generale, sebbene non costituisca uno dei titoli di spicco del TurboGrafx Mini, la presenza di Fantasy Zone porta una ventata di colore e di aria fresca nel catalogo della console, ed è pertanto assolutamente gradita. Il prossimo gioco della nostra lista è Galaga 88, quarto capitolo di una delle più influenti serie della storia videoludica. Sempre sviluppata da Namco, questa conversione per TurboGrafx 16 fu distribuita da NEC nel 1989 ed approdò in Occidente con il nome di Galaga 90. La formula di base di Galaga 88 è la stessa dei suoi predecessori, ossia quella di uno shoot'em up a schermata fissa che ci sottoporrà ad una serie di stage con l'obiettivo di distruggere tutti i nemici.
In questo capitolo, all'inizio di ogni partita, il giocatore può scegliere se cominciare al comando della classica navicella oppure con una doppia, scelta che ci garantirà una potenza di fuoco maggiore, ma al costo di una vita iniziale in meno. Al superamento di ogni 3 stage affronteremo un livello bonus, in cui avremo l'opportunità di raccogliere punti e vite extra, mentre ogni 10 stage arriverà il momento di combattere in sezione scorrimento verticale e sconfiggere un boss. In base ai portali oltrepassati e dai bonus raccolti, è possibile esplorare una discreta gamma di percorsi alternativi. A dispetto di queste novità, che conferiscono maggiore spessore alla giocabilità, Galaga 88 rimane un titolo dall'anima fortemente minimalista, caratterizzato da un aspetto grafico estremamente scarno e dalla quasi totale assenza di sottofondo musicale, che per la maggior parte del tempo lascia il giocatore in balia dei rumorosi effetti sonori. Tali caratteristiche rendono Galaga 88 un gioco non adatto a tutti, che però sarà in grado di regalare ore e ore di puro divertimento e grandi soddisfazioni a coloro che apprezzano ancora la semplicità dei classici arcade degli anni 80. E dopo Galaga è il momento di parlare di un altro titolo che ha fatto storia, ossia il celebre Gradius. Creato da Konami, questo classico shoot'em up a scorrimento orizzontale fece il suo debutto nelle sale giochi nel 1985 e approdò su numerosissime piattaforme, tra cui appunto il TurboGrafx 16 nel 1991. In Gradius, il giocatore prende il controllo della Vic Viper, impegnata in una battaglia solitaria contro l'impero galattico di Bacterian. A sua disposizione vi sarà una serie di elementi che oggi tendiamo a dare per scontati, ma che fecero la loro rivoluzionaria comparsa proprio nella versione originale di Gradius. Mi riferisco innanzitutto all'inconfondibile sistema di potenziamento progressivo, per cui ogni volta che raccoglieremo un'icona non otterremo immediatamente un power-up, bensì lo scorrimento del cursore di una apposita barra degli armamenti. Quando tale cursore indicherà il potenziamento che desideriamo, per installarlo sulla Vic Viper sarà sufficiente premere il tasto 1. Questo sistema conferisce al titolo un notevole spessore tattico, perché il giocatore dovrà scegliere attentamente se potenziarsi subito o resistere un altro po' in attesa di armi migliori. L'altro punto fermo degli shoot'em up introdotto da Gradius è rappresentato dalle options, ossia quei piccoli satelliti che incrementano la potenza di fuoco della nostra navicella. Infine, a Gradius dobbiamo anche la nascita del Konami Code, creato inizialmente come strumento dei programmatori per superare la disarmante difficoltà del gioco e poterne testare i livelli più avanzati. Sfortunatamente, a differenza di quanto abbiamo visto la volta scorsa con R-Type, il porto di Gradius per TurboGrafx 16 non rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle versioni precedenti. Infatti, la presentazione grafica e la qualità delle tracce musicali non differiscono molto da quelle già viste ben 5 anni prima sul NES, e nonostante il lasso di tempo trascorso e la potenza dell'hardware a disposizione, Gradius rimane afflitto da imperdonabili rallentamenti anche sul PC Engine. Con Gradius 2, Gopher no Yabo, fortunatamente troviamo una situazione molto diversa. Uscito originariamente per cabinato nel 1988, questo titolo fu rilasciato per il Super CD-ROM nel 1992. Dal punto di vista tecnico, la versione in esame presenta notevoli miglioramenti sia rispetto a quella pubblicata per Famicom, sia al port per TurboGrafx del suo predecessore. Tra le migliorie spiccano la presenza di un allettante filmato introduttivo, una colonna sonora che sfrutta più che degnamente le potenzialità del CD come formato di supporto e, soprattutto, la pressoché totale assenza dei rallentamenti che tanto affliggevano il primo capitolo. Per quanto riguarda la giocabilità, Gradius 2 ci vede nuovamente al comando della Vic Viper, ma stavolta all'inizio del gioco ci concede la facoltà di scegliere tra 4 diverse configurazioni di power-up e 2 tipi di scudo. La famigerata difficoltà del primo capitolo torna in tutto il suo terribile splendore, anche in quella che viene chiamata Easy Mode. Per fortuna esistono dei trucchi per entrambi i giochi. In definitiva, nonostante la difficoltà e le lacune tecniche del primo capitolo, Gradius 1 e 2 rimangono comunque due titoli molto divertenti.
La sola presenza di Gopher no Yabo all'interno del catalogo del TurboGrafx Mini sarebbe stata più che sufficiente, ma suppongo che Konami abbia voluto approfittare dell'occasione per rendere omaggio ad uno dei suoi primi grandi successi. Meglio così, d'altronde, melius abundare quam deficere. Il prossimo gioco della lista è Genpei Toumaden, titolo originariamente rilasciato da Namco nelle sale giochi giapponesi nel 1986, la cui versione per PC Engine fu sviluppata da Nao Production e pubblicata nel 1990. Si tratta di uno degli ultimi 7 titoli aggiunti al catalogo del TurboGrafx Mini, in cui probabilmente lo troverete sotto il nome di The Genji and the Aiki Clans. La principale particolarità di Genpei Toumaden consiste nella combinazione di diversi stili di gameplay. Al suo interno infatti si alterneranno stage con 3 diverse modalità. Abbiamo la Small Mode, con normali livelli da action platformer, la Plain Mode, con gameplay d'azione con visuale dall'alto, e infine la Big Mode, con proprietà di beat'em up a scorrimento laterale, battaglie con boss e sprite dei personaggi particolarmente voluminosi. In ciascuno stage l'obiettivo sarà quello di raggiungere un Tori, caratteristico cancello giapponese, e poiché molti livelli ne presentano più di uno, sarà possibile seguire numerosi percorsi alternativi. In tutte e 3 le modalità di gioco, il ritmo dell'azione è serrato, e nel giro di una decina di stage la difficoltà raggiunge livelli che possono risultare frustranti, ma la presenza di continui illimitati e controlli generalmente fluidi mantengono l'esperienza godibile e divertente. Per quanto riguarda l'adeguatezza dei controlli, l'unica eccezione è rappresentata dalla Big Mode, che richiede un po' di pratica per abituarvisi, in quanto il nostro eroe risponde ai comandi con un certo ritardo, e con i suoi movimenti ricorda parecchio il goffissimo Ernest Evans visto sul Mega Drive. L'originalità, la varietà e l'immediatezza della giocabilità, unite ad una discreta realizzazione grafica e ad un comparto sonoro non eccelso ma perfettamente calzante, rendono Genpei Toumaden un titolo di spicco nella libreria del TurboGrafx Mini, che raccomando di provare a chiunque, ed in particolar modo agli amanti della sfida. Proseguiamo con Ginga Fukei Densetsu Sapphire, ossia la leggenda della poliziotta galattica Sapphire, sviluppato da CA Production e pubblicato da Azonsoft per il PC Engine CD-ROM ROM alla fine del 1995. In questo ricercatissimo shoot'em up a scorrimento verticale, potremo vestire i panni di una di 4 poliziotte galattiche, ciascuna con uno stile di combattimento differente. Sapphire è quella con le caratteristiche meglio bilanciate. Charlotte ha una navicella molto rapida, ma infligge poco danno. Elena, che ha il veicolo più lento e potente, rappresenta la scelta dei giocatori più esperti. Ed infine, Jasmine presenta uno stile di combattimento a metà strada tra quello di Sapphire e quello di Elena. Oltre alla possibilità di scegliere chi controllare, Ginga Fukei Densetsu Sapphire offre una giocabilità piuttosto povera di innovatività. Tuttavia, il ritmo serrato dell'azione, unito al grado di difficoltà relativamente basso, lo rende un titolo estremamente accattivante per i neofiti del genere, ed è possibile goderne anche al fianco di un amico. Tuttavia, il vero punto di forza di Sapphire risiede nella sua superba realizzazione tecnica, che spinge al limite le capacità del PC Engine, ed è una delle pochissime studiate per trarre beneficio dal supporto dell'Arcade Card Pro. Oltre che per un affascinante filmato introduttivo e per scene di intermezzo personalizzate in base al personaggio in uso, il comparto grafico del titolo si distingue per l'impiego di sprite pre-renderizzati. Questi ultimi, pur essendo bidimensionali, danno l'impressione di trovarsi a tutti gli effetti di fronte a poligoni in 3D e rappresentano una caratteristica davvero unica nel catalogo della console. A condire il tutto, troviamo una colonna sonora che annovera alcune delle più roccheggianti, brillanti e inconfondibili tracce musicali della storia videoludica. In generale, dunque, nonostante non risulti un titolo molto interessante per gli esperti alla ricerca di un elevato grado di sfida,
considero Ginga Fukei Densetsu Sapphire uno dei giochi del PC Engine di cui si sentiva maggiormente la mancanza in Occidente. Pertanto, specialmente considerando i prezzi raggiunti dalla versione originale, la sua inclusione risulta una delle più gradite nella libreria del TurboGrafx Mini.